Radio CH Network, sponsor by Orologi. Ne ho quattro. I più belli del mondo. Vaffanculo. Anche a lei. C'è il crono. E sempre ingemellati forte dalla Zurigo, dalla Svizzera. Dovremmo stirare adesso il filo con le mollette. Tony, ma che musica è? Non è l'inno svizzero? Siamo per collegare il filo. Ecco, tirate forte collegato con le mollette. Sì, no, c'è. Stanno le mollette dei panni per tirare il filo. Sì, fino sì, ma ti stiamo già sentendo, Tony. Vi sentite? Molto sì, ma bene. Cos'è questa musica, Tony? Questa è la musica del cinema di Hollywood. E cosa c'è? Il cinema di Hollywood. Sta la voce un po' scamuffata oggi, Tony, se ci sono dei problemi, Gonzaga, alza un po' la base che ecco. Ma sì. Ciao, sono Tony Torment. Lo sappiamo. Che sappiamo. Se lo giri è Tormentoni, il re dei Tormentoni in tutto il mondo. Qualcuno non c'era ancora arrivato. No, lo so, la gente non è che è proprio intelligente fino in fondo. Ma il perché di quella base all'inizio? Scusa. Perché noi siamo la radio ufficiale. Ufficiale. La. Ciao. Le. Ale è sta pugnale. Ala. Ala è femmina. Non capisco la regola grammaticale con pugnale. Stai calmo, non ti tradire con le tue mani. Non ti tradire con le mie mani. E ricordati che la vita può essere lunga ma anche breve. Sì, effettivamente, sì. Non si sa mai. Allora, noi siamo la Radio CH che ci ingemelleremo con Hollywood per la premiazione degli Oscar. No, non è vero, Tony. È vero. Allora, la radio ufficiale della notte degli Oscar è Radio DJ. Sì. Chi sta? Ci sono i Vitiellos dalle 24 di domenica fino alle 6 del mattino con tutta una serie di ospiti, Linus, Lauretta, Nicky, Federico. E chi li ha fatto entrare i Vitiello Radio DJ? Non lo so. Io. Tu? Tu? Certo. Ma veramente? È apposta. Ma perché? Allora. C'hai agganci? Per fare. Io conosco uno che, vabbè, comunque. È vero, lui avendo a che fare con le mucche. Ci allora saprà noi fare anche con i Vitiellos. Allora, sostanzialmente Radio CH sarà ingemellata la notte con Radio DJ, che si è ingemella con Sky, che poi Sky si ingemella con Hollywood, che Hollywood dice ma quante cazzo di gemelli dobbiamo fare? Eh sì, chi sono? Angelina Jolie. Che siamo la sala parto qua. Chi sono? Jennifer Love. Ma anche voi userete l'hashtag Twitter Oscar? Non lo so, perché l'hashtag qui la facciamo negli altri giorni. No, hashtag. La cosa bella qui che al cinema a Zurigo ci stanno un sacco di novità che voi in Italia ancora devono arrivare. Addirittura, sì. Voi avete, per esempio, gli occhialette, ce li avete? Sì, quelli per vedere in 3D. Apposta. Sì, quelli colorati. Il telecomando ve lo danno? Sì. No. Al cinema? No. Al cinema. No, al cinema. No, non cambi canale. Cioè, voi non avete il telecomando? No, anche perché sei in tanti, non è che se tutti cambiano canale. Cioè, non capisco allora, quella funzione. Allora, il discorso qua, che a Zurigo tu quando entri ti danno l'occhiale. Sì? Sì. E il telecomando. Ma cosa serve il telecomando? Quando ti rompi i coglioni che il film non è buono. Ma dove? Col telecomando cambi canale. Ma scusa, gli altri cosa? A volte si crea della confusione. E come si risolvono queste dispute? A pugnale. Ma no, ma che gente certo siete? Scusa, uno va al cinema per rilassarsi e finisce a pugnale. Vabbè, ma non è che tutti i film tu quando entri che sai che sono belli. Se non sono bello, col telecomando. Sì, ma cambi canale su che cos'altro? Ti confronti col vicino, dici, senta, a posto di mangiarsi popcorn che puzzano. Eh sì, è vero. Vuoi cambiare anche tu canale? Quindi si fa una specie di assemblea. Ma come? Che palle! E si cambia canale. Ma scusa, quanto costa andare al cinema a Zurigo? 100 euro. Mamma mia, il telecomando poi te lo tieni, eh. Ah, beh, ecco, allora, ma cosa ci fai, scusa? Niente, però se lo fanno pagare normale. Cioè, ma è una rappa. Infatti un mio amico ha detto, forse è un'ingulata. Però io... È un veggente questo tuo amico, un profeta. Ma passiamo subito alla musica, perché io immagino che voi sarete trepidanti di sapere. Sì, siamo trepidanti. Posso fare? Tutto a posto. Ci ho messo il lucchetto di nuovo alla classifica, non riesco a farla partire. Ma perché lucchetto? Ma perché non hai messo la chiave dentro? Sì, perché il computer è bloccato col lucchetto. Ma perché non usate la password? Cos'è la password? È quella parola segreta per accedere al computer. Cioè, è una roba... Ma io ce l'ho la parola segreta, guarda. E qual è? Apri. Aia! Ma questo è un trapano questo. Col trapano, apri, col trapano. Si è aperto il computer? A posto. Allora okay. Funziona. Allora funziona. Funziona. Partiamo con la classifica dei Tormentoni. Numero 3. Prendi la pecora. Prendi la pecora, uè. Prendi la pecora. Ma c'è al numero 3 tra i Tormentoni di novembre. E adesso siamo al 2. A febbraio. Ed eccola al numero 2. Fermati un momento, dimmelo chi sei. La versione di Mario. Qui Farcetta va forte qui a Zurigo, Immagino. Come sempre uguale.
Fantastico. Dall'album Finché non vedi la nebbia, pago io, era Gigi D'Alessio. E adesso la numero uno. Vincevo. Svizzero? No! Svizzero? No! Chi ha detto che il buon cioccolato è solo svizzero? Eh beh, infatti. È terrificante questa classifica, Tony. Questi erano i tormentoni che vi proponiamo, che anche da voi prima o poi verranno in classifica. Ecco, sì. Tony, poi tu che ti occuperai della notte degli Oscar, puoi svelarci qualche cosa? Sai già qualche notizia? Sei brutto. No, questo lo sapevo anch'io. Ha ragione Tony. Ma sui sei un cesso. Sei orribile. È vero, vero. Sei offesa? No, non mi sono offesa. Allora, apposta, dai, posto, stavo Tony. Scherzando. Ragazzi, vi saluto, mi raccomando, Cosa? Cosa? No, si dice sempre anche da noi, quando uno lo vede fa, uè, mi raccomando, cosa? Boh. Boh, quindi sì, proprio. Mi raccomando, cosa? Ok. Lo sa, se vuoi andare in garage a prendere la macchina. Come faccio? Non hai attaccato la gamba per mettere lo strapo. Scusate, lo devo sbloccare. Ah, che... ah, prego. Sì. Ah, l'altra gamba! Meno male che c'ho il trapano Bosch che ha vita ma svita. Radio Psi AK, eine Nation, eine Station. Dies ist das Zeitsignal. Sei sbloccato! Ma sentilo. Ascana Way.